Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi arrivata al momento della canalizzazione del pensiero. Andremo a vedere chi è quest'anima che vuole mandare un messaggio alla sua amata, o al suo amato. Andremo a vedere poi ovviamente degli indizi per capire se è proprio la tua persona, l'energia della tua persona che leggeremo. Sapete però che è un'energia generale, quella del collettivo che noi leggiamo con l'interattivo, per cui non sarà totalmente per una persona sola il messaggio, ma potrebbe leggere più energie simili tra loro. Quindi è importante usare il proprio discernimento, cercare di trattenere solo quello che davvero si sente nel cuore, risuona nel vostro cuore, il resto lasciatelo andare. Andiamo subito a vedere cosa è successo tra voi per capire chi è quest'anima. Vediamo un po', facciamo così. La sua energia verso di te in questo momento, l'energia a favore, l'energia a contro, quello che è successo nel passato e quello che succederà nel futuro. Vediamo un attimo. Ancora, opla, questa è volata, per cui direi che la teniamo tra la sintesi di questa situazione. Vediamo un po'. L'energia verso di te in questo momento, 6 di denari. Vuole dare, vuole donare, forse in passato non ha donato nulla questa persona, in questo momento vuole donarti qualcosa, vuole riportare anche un equilibrio tra di voi, mi viene da dire. Una persona che in questo momento ha ritrovato probabilmente un suo equilibrio e vuole riportare l'equilibrio nella vostra situazione, nella vostra storia. Vediamo qual è l'energia contro in questo momento, è la ruota, il cambiamento. Avete contro, in questo momento anche il destino potrebbe essere contro, perché forse questa persona sta vivendo una situazione karmica e tutto deve essere così come è in questo momento qua, anche se non piace, quando c'è la ruota simboleggia il cambiamento ma anche il destino. È contro perché probabilmente non è ancora chiuso un ciclo, mi viene da dire, per quest'anima e in questo momento è contro questa situazione, alla vostra situazione. Però può essere anche semplicemente che questa persona fa fatica a cambiare, a cambiare i suoi modi, oppure ci sono dei condizionamenti che bloccano questa persona, il cambiamento di questa persona. Andiamo a vedere a favore cosa c'è. Il 10 di spade, una chiusura. Ecco, perfetto. Se qui faceva fatica a cambiare le cose, che questo è contro, a favore avete una chiusura. La chiusura potrebbe essere quella che c'è tra di voi, che spingerà questa persona a venire da te per donarti qualcosa perché non vuole che ci sia questa chiusura tra di voi. Per qualcun altro potrebbe essere che questa persona è impegnata e chiuderà qualcos'altro ed è a favore tuo questa cosa per poter stare con te. Se sei tu che sei impegnata, può essere che tu chiuda una situazione, questa persona si senta più libera di poter venire da te e cambiare le cose tra di voi. Vediamo in passato cosa è successo. Asso di coppe, c'è stato l'amore, un nuovo inizio tra di voi. E morte. Allora, mi viene da dire che questo nuovo inizio potrebbe essere stato proprio un piccolo inizio tra di voi, c'era amore, ma qualcuno non ha voluto avere questa trasformazione o ha chiuso questa relazione. Potrebbe essere così. Allora, per qualcuno c'è stato un piccolo inizio e questa persona poi ha chiuso tutto. Per qualcun altro non c'è stato neanche un inizio perché questa persona non voleva cambiare la sua situazione, che può essere ovviamente per ognuno diversa, perché magari era impegnata questa persona e non voleva chiudere quello che aveva e quindi non ti ha dato la possibilità di avere un inizio d'amore con lei, oppure c'è stato un inizio d'amore, ma questa persona non riusciva a trasformarsi, a cambiare lei e ha chiuso, ha fatto finire questa storia. Poi dopo facciamo le specifiche, cerchiamo di capire. Il futuro cosa mi dice? Nel futuro tu potresti difenderti da questa persona perché sei comunque rimasta male, ti ha ferito questa persona ha anche paura che tu nel futuro, nel prossimo futuro, ti possa difendere se fa qualche mossa verso di te, perché sa di averti deluso molto. Giudizio, però guardate, anche se tu sarai sulla difensiva, io vedo il ritorno di questa persona, perché l'anima di questa persona è spinta a venire a cercarti, con tutte le paure che può avere che tu possa anche aspettarlo con la spada in mano, o aspettarla con la spada in mano. Vediamo la sintesi e poi facciamo le specifiche, guardate.
Allora, qua mi dicono, guardate, questa persona, la sintesi è perché ti cercherà nel futuro, anche se ha paura che tu non la voglia più qui, che possa esserci da parte tua una chiusura. Perché? Perché si sente sola senza di te, sente troppo la tua mancanza. E la sintesi è che ti darà un chiarimento su quello che prova, ma soprattutto 5 di bastoni. Questa persona potrebbe tagliare con qualcos'altro e prendere le distanze da qualcos'altro. Perché? Perché comunque si sente sola, dov'è? Qui ovviamente siamo in tanti, potrebbe essere questo, il chiarimento con te dopo la distanza, spiegarti che a distanza da te ha sentito la tua mancanza, si è sentita sola, ma se c'è qualcun altro, la sintesi, visto che avevo qua un 10 di spade, può essere anche che questa persona torna da te quando prenderà le distanze e taglierà un'altra situazione dove comunque questa persona si sente sola e al freddo, ok? Facciamo due specifiche, prendiamo queste qua. Voglio vedere questo 6 di denari. Quest'anima vuole donarti qualcosa, vediamo cosa, cosa vuole fare per te. Datemi una specifica. Guardate, bellissima, 4 di bastoni, vuole darti questa unione, vuole la stabilità con te, è bellissima, per chi è in un legame d'anima questa rappresenta proprio anche l'unione spirituale, proprio l'unione di fiamma, la riunione, vuole tornare da te per stare con te, ecco perché vuole venirti a dare qualcosa. Cosa ti vuole donare? È proprio l'amore, la stabilità, la famiglia, la casa. Vediamo, adesso voglio vedere, in passato voglio prima capire, ha chiuso questo nuovo inizio con te perché forse non voleva cambiare, oppure non ti ha neanche dato non ti ha neanche dato questo inizio d'amore, anche se provava un sentimento, perché aveva paura forse di un cambiamento, perché doveva chiudere qualcos'altro per stare con te. Vediamo un po', una specifica su questo passato. Il matto, era squilibrata questa persona, non era centrata, non riusciva, era immatura, si comportava male, andava e veniva, per questo motivo non era pronta a questo amore, perché aveva emotivamente una sorta di immaturità e ti ha abbandonato, sì, ti ha abbandonato senza darti nulla, ne voglio ancora una, per qualcuno, perché aveva una situazione da un'altra parte, ragazzi. Voglio vedere questa ruota che potrebbe essere il fatto, visto che l'abbiamo contro, a sfavore, questa energia della ruota, il fatto che abbia un destino, in questo momento il destino è contro, per il fatto che magari c'è qualcosa di karmico qui, che questa anima deve ancora finire di apprendere, una lezione che deve finire di apprendere, e poi andremo a vedere anche l'energia a favore. Voglio vedere questa ruota. Il sole. Allora, potrebbe essere che questo cambiamento è bloccato perché sta ancora facendo chiarezza questa persona, ma la si vede questo? Sì, sta ancora facendo chiarezza. Infatti, mi viene da dire che qui è proprio il suo cambiamento che è bloccato. Perché? Perché ancora sta facendo chiarezza e ancora ha dei conflitti mentali. Voglio vedere se poi si sblocca questa persona. 3 di coppe, sì, si sbloccherà, dategli tempo, l'energia a sfavore c'è, è vero, perché questa persona ha ancora dei conflitti mentali e ha ancora da fare chiarezza su qualcosa, ma qui vuole una riconciliazione. Per qualcuno potrebbe anche essere che deve fare una scelta, perché il 3 di coppe, oltre alla riconciliazione o l'incontro felice, mi fa pensare anche a un trio. E le tiro su perché voglio vedere se mi servono qua. Visto che qui abbiamo un 10 di spade, la chiusura, se mi parla della vostra chiusura che lo sbloccherà, perché questa è un'energia a favore per te, o se invece chiuderà qualcos'altro per poter stare con te. Andiamo a vedere. Morte, qui c'è proprio la chiusura di qualcos'altro, per venire a farti un'offerta d'amore deve chiudere qualcos'altro, ragazzi, e deve avere una trasformazione che avverrà. Questa persona deve cambiare, perché in passato era una persona che andava e veniva e si comportava male, aveva delle tossicità pesanti, deve chiudere con le sue tossicità per farti l'offerta d'amore. E anche un'altra situazione deve chiudere qui, perché abbiamo un 10 di spade e il mondo, proprio deve chiudere un'altra situazione, ti ha abbandonato questo qua probabilmente perché aveva un'altra situazione, e adesso per farti questa offerta d'amore deve proprio, me l'hanno proprio ribadito, guardate, abbiamo il 10 di spade qui e il 10 di spade qui, la morte e il mondo qua. Ok,
voglio vedere nel futuro invece, siccome qua vedo qualcuno che si difende, in questo caso per me sei tu, questa persona ha paura che tu possa difenderti da lei, ma c'è il giudizio, e il giudizio è proprio la chiamata dell'anima, non può resistere alla chiamata, ok? Quindi tornerà da te, tornerà a cercarti nel prossimo futuro, anche se ha paura che tu possa chiudergli la porta in faccia. Vediamo un po' una specifica, visto che ha paura che tu sia arrabbiata e troppo delusa per quello che ti ha fatto. Sta pianificando qualcosa, ragazzi, sei di coppe, perché sente il richiamo, proprio la connessione. Questa è anche la carta delle anime fiamme gemelle nei tarocchi, il sei di coppe. Pensa ai momenti felici con te, ai ricordi, per qualcuno vi conoscete anche dall'infanzia, e questa persona non ti vuole perdere, sente troppo il richiamo. Sei di coppe, giudizio, sta pianificando di venire da te, nel prossimo futuro sta pianificando di venire da te, anche se in questo momento c'è silenzio, perché è nel silenzio che ha capito che vuole stare con te. Ne voglio ancora una. Per qualcuno ti darà un ruolo ufficiale, perché adesso riconosce il tuo valore. Fammi capire ancora. Allora, rischierà. Se nel passato era decentrato come matto, e squilibrato, andava e veniva e si comportava in modo immaturo, nel futuro questo matto rischierà per te, perché adesso riconosce il tuo valore e ti vuole nella sua vita. Voglio fare un'altra specifica però qui, visto che mi è uscito ancora il matto, ma sarai più concreto nel prossimo futuro, perché ok che vuole tornare, ma dobbiamo capire anche se questa maturità l'avrà nel prossimo futuro. Cavaliere di spade, ti vuole parlare, sei di coppe ancora, sì, ti dirà la verità. E vorrà costruire, 8 di denari, sì, sarà più maturo, cioè avrà l'energia del matto per rischiare, perché essendo una persona, vedendo un cavaliere di spade, molto mentale, fa fatica a lasciarsi andare all'emotività, ma il matto lo aiuterà a fare questo salto della fede per te, proprio perché c'è il 6 di coppe, quindi l'amore, un legame anche di amicizia per qualcuno, magari in passato non c'è stato proprio un inizio d'amore, però sente il bisogno di venire da te, perché sente tanto la connessione. No, regina di coppe, ti ama proprio questo. Sì, verrà a parlarti, farà da matto questo colpo di testa, magari neanche lui o lei se lo aspettano di agire così d'impulso, ma agirà d'impulso perché vorrà costruire con te, vuole venirti a parlare, a dirti quello che prova, questo farà nel prossimo futuro. Vediamo la sintesi. Abbiamo visto che qui c'è una chiusura, che probabilmente per venire a farti questa offerta e a dirti i suoi sentimenti, questa persona dovrà stare sola e tagliare un'altra situazione. Potrebbe anche dover proprio prendere le distanze da qualcun altro. Vediamo un po' cosa mi vuole dire su quella sintesi. Sì, guardate, sei di spade, si deve allontanare e parlare anche con qualcun altro. Per qualcuno deve parlare con qualcun altro, potrebbe avere proprio una famiglia, questa cosa gli crea molta ansia e molto dolore. Però questa persona non vuole più costruire dove è adesso, vuole prendere le distanze dalla costruzione che c'è adesso, perché vuole costruire da un'altra parte, vuole un nuovo inizio questo qua, vuole un nuovo inizio. Adesso vediamo un attimo, vediamo, voglio chiedergli un'altra cosa a quest'anima prima di farla parlare. Chiediamogli, dov'è che ho messo il mazzo di questo? Ah, qua, ce l'avevo qua davanti, che sono accecata. Vediamo un po' cosa vorrebbe fare verso di te in questo momento. Troppe, però guardate. Il mago e l'imperatrice, la forza, trovare la forza, le stelle. Mi sta già dicendo che vuole avere un nuovo inizio, trovare la forza di... Imperatrice, in questo caso per me eri tu, no? Cosa vuole fare per te? Dirti che tu sei il suo desiderio, realizzare questo desiderio di venire da te con forza e coraggio proprio. Vediamo cosa vuole fare verso di te in questo momento. In questo momento si sente al freddo, vuole cambiare le cose, il famoso cambio che era il blocco, dentro di sé sa che vuole questo cambiamento con te, perché sente che è destino che vi unisce. In questo momento tiene tutto dentro, sta trattenendo la sua emotività questo qua, È come se è in attesa, per me è in attesa di esplodere e di allontanarsi da dov'è, ok? È molto nel mentale, ancora, è molto nel mentale.
Ma vuole un nuovo inizio, ragazzi, perché senza di te sta male, si sente solo. Vuole un nuovo inizio d'amore. Questo re di spade, che è molto freddo emotivamente ancora, perché è trattenuto, vuole comunque cambiare le cose. Vuole allontanarsi, tu non lo sai, da dove è, c'è qualcosa. È come se è in attesa di fare qualcosa verso di te. Vediamo un po'. Guardate, vuole chiudere un'altra situazione, ha un po' di conflitti, mettere la distanza di dove è. Sì, e per me questa persona vuole chiudere una relazione ufficiale per qualcuno, per venire da te, ma ci sono dei conflitti. Vediamo cosa prova però per te. Qui è volata anche sopra qui, è una carta che mi dice, allora se penso cosa prova per te, adesso ti dà il valore. Se invece mi parlava ancora di quello che ho visto adesso, della sua chiusura, vuole proprio tornare libera questa persona. Cosa prova per te? Vuole comunicare, vuole dirti quello che prova. Ma in questo momento si sta ancora difendendo perché probabilmente non è ancora pronto. Vuole dirti che tu sei casa, ma che deve probabilmente ritrovare un equilibrio prima di farlo, Perché sente un peso, forse il peso delle responsabilità. Guardate, prova amore, 2 di coppe, ma anche dei rimpianti, dei sensi di colpa, 4 di coppe. Facciamogli proprio questa di domanda in questo momento. In questo momento cosa provi dentro il tuo cuore? Si sente sola, si sente al freddo quest'anima, Si sente al freddo. Oh mamma, qua stava volendo ancora il 2 di coppe, la rimettiamo dentro. Sente che tu sei casa, ma sente un grande peso per quello che sta succedendo nella sua vita, forse. Ti spia, non ti vuole parlare in questo momento, si sta trattenendo, ragazze e ragazze, perché forse deve prima chiudere, ma tu sei il suo desiderio più grande. Qui, mettiamola così, sei il suo desiderio più grande. Vuole venire da te, vuole venire da te. Lo sto facendo uscire perché voglio vedere l'energia dove spinge. Vuole venire da te per costruire. Facciamo uscire proprio loro, Perché? Perché non ti vuole perdere. Questa persona non ti vuole perdere, anche se ancora sta usando troppo il mentale e la razionalità. Deve lasciare un po' andare col mentale per riuscire a venire da te. Infatti, vedete, sente il peso di questa scelta. Sente il peso di questa scelta, ma cosa provi per lei, anima? Cosa provi per lei? Vuole il coraggio, vuole fare, vuole, guardate cosa prova per te, forza e coraggio, vuole la forza per avere l'unione con te. Qui abbiamo il 4 di bastoni, cosa prova per te? Sente l'appartenenza animica. Questa cos'è? Vuole pianificare un movimento verso di te, ma ci vorrà del tempo con questo cavaliere di denari. Sì, ci vorrà del tempo. Ma quando verrà ti farà un'offerta concreta questa volta, quello che non ha fatto in passato, e ti darà un chiarimento anche, o forse ti dirà che ha chiuso qualcos'altro. In questo momento si sente bloccata. Perché? Perché sta anche male perché sa di essere scappata via in malo modo, si è comportata molto male con te. In fondo mazzo abbiamo la giustizia, quest'anima deve portare giustizia prima, in primis nella sua vita e poi anche con te, mi viene da dire. Sì, ha dei conflitti in questo momento. Prova amore, sì, senti l'appartenenza a te, senti che tu sei casa, sei il suo desiderio più grande, ma non si sente ancora pronta quest'anima, Tu potresti essere proprio la donna nascosta qui, la papessa, oppure questo rappresenta proprio la sua emotività che sta trattenendo, anche i segreti che può avere quest'anima, ma a me fa pensare che tu sei la donna che ama in segreto, questo mi viene da dire. Sì, perché probabilmente ha una zona comfort che fa fatica a lasciare andare, ma non ti vuole perdere questo. Si limita a spiare. Si sente sola, è come che se pensasse a volte di averti già perso, e questa cosa la fa stare male questa persona qui, La fa stare male. Troppe. Guardate, diavolo e 9 di spade, sta proprio male perché ha ancora delle tossicità. Ma vuole venire a parlarti, vuole venire a parlarti. Perché
però sa che deve fare una scelta per avere la riconciliazione con te, questo qua. Ok, va bene, volevo capire un attimo, vediamo ancora cosa mi vuole dire su di te. Vediamo, cosa mi vuole dire su di te, su di voi. Intanto che ti spia, che tu sei quelle, guardate, questo che vorrebbe avere un'altra possibilità, con te, che vuole la riconciliazione e che ha paura che tu ti possa difendere, ma che ti ama, che ti ama, che sa benissimo di dover fare una scelta per poter venire da te, questo qui. E ci sta pensando continuamente, proprio nella sua testa è questo pensiero. È come se sta pianificando qualcosa. Guardate, due di coppe, ti ama questo qui e spera che tu sia ancora lì ad aspettarlo, mi viene da dire. Ha paura anche che questo chiarimento che ti dirà, che ti darà a te non basterà, perché tu lo accuserai di essere stato per troppo tempo in silenzio. Facciamolo uscire lei. Voglio che ne cade una per darmi. Però poi te la fa questa offerta. Ok, ah, va bene. Adesso vediamo qualche parolina chiave che mi parla di quest'anima. Qualche parolina chiave che mi parli di quest'anima. Faccio uscire un po' così e poi le leggiamo. Ok, direi. Vediamo se possono andare bene. Se non ne prendiamo qualcun'altra. Intanto notizie. Ti arriveranno notizie su questa persona o da questa persona. Per qualcuno anche su una vacanza, su o può essere che lavori nel settore turistico tuo, quest'anima, però mi viene da dire che notizie su una vacanza, forse di questa persona qui. Ci sarà un nuovo inizio con te? Questa persona è una persona molto manipolatrice, ancora lo è, perché abbiamo visto che ha ancora delle tossicità, quindi bisogna capire bene questo nuovo inizio come lo vuole. È una persona comunque abbastanza rigida, moralista per alcuni, ma molto presto potrebbe fare qualcosa questo qua. Scoperta, tu molto presto potresti scoprire qualcosa che lo riguarda, un tradimento, potresti scoprire qualcosa che riguarda un tradimento. Forse se ti ha tradito con qualcun altro, potresti scoprire qualcosa su quell'altra situazione, o che magari nella sua situazione questa persona ha già tradito altre volte o sta tradendo ancora la sua situazione, diciamo, ufficiale, o magari che per karma è stato tradito o è stata tradita lei. Qualcosa scoprirai. Compromesso. Questa persona potrebbe anche essere che, siccome ti ha tradito o ha tradito semplicemente, virgola, perché non è semplicemente, ma se ha tradito la tua fiducia e non fisicamente, vuole adesso trovare un compromesso con te, ecco perché ha paura che tu sia una regina di spade. Sente una forte connessione, abbiamo visto che è uscito più volte il 6 di coppe e anche il giudizio, e pensa che tu sia qualcosa di speciale, sente proprio un legame importante con te. Per qualcuno c'è la parola palestra, potrebbe essere che vi incontriate in palestra o che qualcuno ci lavori o che questa persona ha iniziato a curarsi e va in palestra o ci vai tu. Chaser ti verrà a cercare, se tu vai in palestra magari questo piomba in palestra dove vai tu. Una persona che ti racconterà qualcosa o verrai a scoprire, o da questa persona scoprirai qualcosa o notizie che ti arrivano, scoprirai di un fallimento che ha avuto questa persona, può essere nella sua situazione attuale, che sia famiglia, lavoro, qualcosa, è successo qualcosa a questa persona che ha perso qualcosa qui, ok? E potrebbe essere che voi abbiate avuto una relazione segreta o che ti proporrà adesso di avere una relazione segreta, perché magari ha delle situazioni per cui non può ancora sbilanciarsi. Negozio. Potrebbe essere che magari vi incontriate per sincronicità, per caso in un negozio o ci lavoriate. E mi viene da dire che qui qualcuno ama fare dei lavori manuali, magari come hobby, o magari avete qualche hobby che lavorate con le mani, voi o questa persona, o che questa persona magari lavora con le mani. Faccio un esempio, magari fa l'imbianchino, un esempio ovviamente, siamo in tanti, cercate voi di capire cosa vogliono dirvi, eh. In questo momento, cioè, tu pensi che questa persona ti ignori, o forse lo stai ignorando tu? Credo che sia, perché abbiamo visto che ti spia, fa finta di ignorarti questa persona. Potrebbe volerti fare un regalo importante, un regalo non solo materiale, ma proprio magari proprio questa dichiarazione d'amore.
che non ti ha mai fatto. Comunicare, sì, un regalo importante con delle parole che ti dirà qualcosa che ti renderà felice. Questo sarà il tuo regalo importante. E lago terme, per qualcuno potrebbe esserci un legame con il lago Le Terme, magari andrete insieme al lago alle terme. In questo momento la persona si sente bloccata, potrebbe avere delle mani importanti, questo qui, e ci sarà un cambiamento. Abbiamo visto che il cambiamento adesso è bloccato perché ce l'avevamo contro l'energia della ruota, ma che nel futuro ci sarà questo cambiamento. Andiamo ancora a chiedere qualcos'altro a questo punto, per delle specifiche, anche con le parole chiave. Radio, televisione, forse qualcuno ci lavora o magari tramite radio, televisione ricevi sincronicità. Potresti essere tu o questa persona ad avere dei capelli chiari per qualcuno. Ci potrebbe essere un incontro o in una serata magica che cambierà tutto tra di voi, o forse avete, come ricordo, ultima volta che vi siete visti, una serata che è stata importante, è stata magica per entrambi, e poi magari c'è stata la chiusura perché magari sono venute fuori cose che hanno cambiato tutto, ok? Paure superate. Questa persona sta superando le sue paure, tu probabilmente hai già superato le tue paure, e questa persona dice che il suo cuore è fedele a te, al di là di quello che è la situazione attuale. Per qualcuno ci sono tante parole, tipo oggi vedo tante parole che portano a tipo negozio, poi cosa che c'era? Palestra, poi c'era un altro posto che non mi ricordo, adesso mi dice mercato o piazza del mercato, io vedo così. Una persona che potrebbe amare gli sport anche estremi, infatti abbiamo visto palestra, magari qualcuno che si sta concentrando sul suo corpo, forse sei tu che stai cercando di curare di più il tuo corpo, o forse lo è questa persona qui, eh? Lingue straniere, per qualcuno potrebbe esserci di mezzo qualcuno di straniero, magari questa persona o tu siete stranieri o sapete le lingue straniere, magari vi servono per lavoro, perché c'era anche il turismo qua prima, ecco cosa c'era, il turismo. Per qualcuno magari lavorate nel turismo e parlate lingue straniere, voi o questa persona qui. O magari c'è una terza energia che può essere straniera, se non siete voi. Io credo che tra voi c'è stato solo un flirt, qualcosa di leggero. Qua non credo che ci sia stato proprio un vero e proprio inizio. Me l'avevano detto già. Quando ho fatto, diciamo, la specifica con la croce, che probabilmente ha bloccato all'inizio questa cosa, questa persona. E qui tu o questa persona potreste avere labbra carnose. Questa persona potrebbe essere stata in passato e lo è ancora, perché abbiamo visto che è molto fredda nell'emotività. Credo che sia anche molto orgogliosa e supponente, eh? Sì. Dai, ancora due che a me piacciono tanto, le parole chiave, ma poi si fa lunga. Maschera, vabbè, infatti, ha tenuto sempre delle maschere e ti ha nascosto, sentimenti nascosti e maschera, sono usciti insieme, ti ha nascosto i suoi sentimenti dietro una maschera. Adesso vorrebbe ricominciare. Per qualcuno c'è una vendita importante che potrebbe sbloccare la situazione se ci sono problemi finanziari e economici. Immaturità, errori. Ha capito di aver fatto tanti errori, di essersi comportata in maniera immatura con te, questa persona, eh? Adesso l'ha capito proprio. Ecco perché vuole venirti a parlare sapendo di averti deluso tanto e sapendo di rischiare, eh? Voglio vedere quali. Prendiamo gli animali di potere, visto che li ho tirati fuori l'altro giorno, sono carini, li abbiamo fatti nell'altro interattivo. Voglio vedere quali animaletti potresti vedere o dal vivo o magari alla televisione, non lo so, o magari su un libro. Sono animali di potere, giusto per cercare di sfruttare le sincronicità dell'universo che ti diano magari ulteriori conferme a quello che stai ascoltando e sentendo dentro al tuo cuore, su quello che io sto dicendo. Vediamo che animali di potere escono per voi e soprattutto che messaggio portano. Quali sono gli animali di potere che in questo momento vi stanno aiutando in questa situazione? Spirito del gatto, rivendica la tua indipendenza. Per qualcuno potresti anche averlo un gatto, E il gatto ti porta questo messaggio: cerca di rivendicare la tua indipendenza, non hai bisogno di nessuno, neanche di quell'amore. Quando qualcosa è destinato a te, arriverà a tempo debito, quando per l'universo siete pronti entrambi, ok? Non avere dipendenze, non avere dipendenza verso quell'anima. Tira fuori la tua indipendenza, tu sei perfetta e giusta e completa da sola, ok? Questo stanno dicendo. Per qualcuno anche l'indipendenza
magari sei bloccata in situazioni per cui non riesci a essere indipendente perché magari vorresti cambiare lavoro e non puoi per una questione economica, vorresti allontanarti da un'altra persona, ma avete magari casa insieme, dovete venderla perché visto che è uscito vendita è importante, rivendica la tua indipendenza, dicono. Spirito del corvo, tu hai una connessione potente con il divino, potresti vedere dei corvi, e anche il merlo indiano per dire, perché so che ci sono tanti merli, corvi, cornacchie, piuttosto che... E qua non c'è la gazzaladra, per cui io la gazzaladra la identifico sempre col corvo. Portano dei messaggi, dei messaggi del mondo dello spirito, questi uccelli, perché sono molto molto potenti come animali di potere e dicono anche che tu hai una forte connessione col divino e che puoi co-creare quello che vuoi. Cosa vuol dire? Che puoi manifestare ciò che vuoi grazie al potere d'anima che tu hai già dentro di te, e tiralo fuori. Dicono, spirito del leone, se devi perdonare quella persona, perdonala, cerca di essere più magnanima, e soprattutto la forza che hai dentro, tirala fuori, dicono. Sii indipendente, tira fuori la tua forza e manifesta ciò che desideri. Questi sono animali che potresti vedere dal vivo o in televisione o su un libro. Se li vedi subito dopo questo interattivo o li hai visti poco prima dell'interattivo, ti stanno già dando una sincronicità le tue guide, i ragazzi, i miei ragazzi o i tuoi ragazzi, come li chiamo io, che sono i nostri migliori amici. Che quando ci sentiamo soli, in realtà siamo meno soli da soli che in compagnia, perché loro non ci mollano mai. Quindi chiedi sempre anche aiuto ai tuoi ragazzi. Chiedi di darti delle risposte attraverso le sincronicità, dei messaggi, e loro in qualche modo arrivano. Spirito della carpa, è uscita anche l'altro giorno, dicono cerca di essere contenta di quello che hai, perché a volte ti lamenti. Loro dicono, ma dovresti essere più grata di quello che hai, perché a volte dai per scontato quello che hai già nella tua vita, perché noi di solito tendiamo a volere, abbiamo quasi tutto, ma noi vogliamo, come dice una frase, vogliamo quel quasi, Anche se tutto c'è già, noi vogliamo quel quasi. Ecco, loro dicono, inizia a essere grata per quello che hai e tutto arriverà, perché tu puoi manifestare anche altro. E spirito del pipistrello. Che dice proprio che ci sarà una rinascita, che la tua rinascita anche nella situazione con quest'anima è assicurata. Se guardiamo i messaggi verso quest'anima, dicono: se tu sei indipendente da quest'anima e non, cioè gli fai vedere anche quest'anima perché siete a specchio qui, che non hai più dipendenza affettiva verso di quest'anima e che la perdoni. Potrai manifestare l'avvicinamento di quest'anima e la rinascita della vostra storia. Credi nel fatto che ci sia una rinascita e l'abbondanza nel vostro amore. Ne prendo ancora una. E lo spirito del coyote che ti dice confida nel divino. Vedete come rispondono. Nel fondo mazzo abbiamo lo spirito del topo. Spero che non vediate topi a casa, ovviamente, però questa frase di messaggio che ti vuole dare lo spirito del topo dice: occupati delle piccole cose. Cosa vuol dire? Hai in questo momento altro da fare. Questa persona ha la sua lezione, il suo momento, deve imparare qualcosa lontano da te. Bene, lo so che non è bene, però sfrutta questo tempo per occuparti delle cose che sono importanti per te nella tua vita, che può essere famiglia, lavoro, affetti, ok? Perché quella cosa che tu tanto desideri si manifesterà, ma a noi non è dato sapere quando, perché sapete che qui da noi non esiste il tempo, esiste solo cioè, scusate, dall'altra parte non esiste il tempo, esiste solo da noi il tempo, quindi non possiamo metterci in attesa e non vivere appieno ogni secondo della nostra vita, che è un dono poi, no? Quindi mi raccomando, concentrati su di te, sulle tue cose. Perché quella persona ti ama, ma in questo momento deve imparare qualcos'altro lontano da te prima di poter tornare e tornare in maniera giusta verso di te. Perché nel suo cuore c'è già questo desiderio, dicono. Ok, allora andiamo avanti adesso. Voglio vedere qua cosa mi vogliono dire su questa situazione, su di voi due, su voi due.
Qui c'è qualcuno che si sta controllando, l'abbiamo visto prima che questo si sta controllando, perché? Perché probabilmente deve divorziare o separarsi o lasciare andare qualcun altro. Se tu sei la persona ufficiale, sta controllando, si sta controllando ma vuole tornare, abbiamo visto, no? Qui c'è qualcuno che potrebbe essere chiaro di capelli, me lo ribadiscono anche con queste, potresti essere tu, la tua persona o una terza energia. Questa persona sa benissimo che tu sei la sua felicità. Ma qualcun altro, dicono, disturba la vostra relazione. Ci vuole del tempo, ragazzi. Si sta controllando perché probabilmente deve prima chiudere qualcos'altro. Guardate, trasloco, cambio di città, cambio di casa. Ecco, ci stanno rispondendo. Dategli tempo perché lo farà. Ma deve essere pronta questa persona al cambiamento vero, eh? Vediamo ancora cosa mi vuole dire per te quest'anima. Guardate cosa mi vuole dire per te quest'anima. Ti stupirà, potrà, magari ti farà una dichiarazione con tanto di anello, ti farà un regalo, una sorpresona. Qui sarà qualcosa che ti stravolge veramente, ma prima deve allontanarsi da un'altra relazione. È tutta questione di tempo, dicono. Farà il primo passo verso di te. Mi ribadiscono che qui qualcuno è chiaro di capelli. Questa persona però sente un peso di responsabilità forse per una famiglia, che c'è già. Guardate, deve dire addio alla routine, alla sua situazione per poter venire da te, ma senti la forte connessione che vi lega, Non dubitare, dicono. Un'altra persona disturba questa relazione, c'è qualcun altro. Scusate, ma ci sono ancora un po' di cose, questa persona ha ancora qualcosa da risolvere. Se la famiglia ce l'aveva con te, sente il peso degli errori che ha fatto, vuole sistemare le cose, ma purtroppo è ancora dentro a una relazione che può essere karmica, che l'ha un pochino squilibrato. Devi dargli tempo per fare il suo salto evolutivo, perché era un'anima immatura emotivamente, non sapeva donare, sapeva solo prendere, ok? Allora, vediamo un po' cosa mi vogliono dire i miei ragazzi sulla vostra situazione, anzi, i vostri ragazzi, chiediamolo a loro. Sulla vostra situazione, cosa ci vogliono dire? Si manifesterà quello che desiderate. Credete nel miracolo dell'universo, Gli segni di sincronicità vi parleranno, dicono, Stiate grati di quello che avete già. Siete probabilmente in un percorso di fiamma gemella e lo sapete. Siete in un cammino spirituale. Dovete avere fiducia. Fiducia nell'universo, in quello che sentite e ascoltate i segni. State su di vibrazione perché i segni li vedete, le sincronicità le vedete solo se siete nel vostro pieno potere, non abbacchiati, ok? Ci sarà la chiusura. Scusate, ma qui sento ancora un po' di blocchi. Visto che questa è la stesa per voi due insieme, ci sarà una chiusura con il passato o con le tossicità del passato. Sia tue che di quell'anima, ma dipende il tempo dal libero arbitrio di ogni coppia. Qui siamo in tanti, ognuno di noi ha il proprio libero arbitrio per scegliere i tempi, di apprendere la propria lezione d'anima e superare le proprie paure. Ok? Questo mi stanno dicendo. Vediamo se mi vogliono dire cosa succederà nel prossimo futuro, se ci sarà un cambiamento verso te, verso di te da parte di questa persona. Oh mamma, sono volate tutte. Cambierà qualcosa? Vite passate, sente il richiamo guardate, sente il legame con te, ma qui ci sono anche delle dipendenze, per qualcuno potrebbe sentire anche un legame con la persona, se c'è un'altra persona che ha a fianco, come se c'è un legame karmico per qualcuno di voi, la terza energia potrebbe essere karmica, ha ancora delle dipendenze, oppure ha dipendenza verso di te, non riesce a lasciarti andare questa persona, ma vuole chiudere col passato. E vedete che tu sei qualcosa di diverso, guardate, per qualcuno mi viene troppo, anche se c'è ha capito che tu che eri qualcosa di diverso, forse, in realtà forse eri perfetta così com'eri. Mi viene da dire, però, che per qualcuno di voi, solo per qualcuno, potreste essere in una relazione karmica da chiudere. Per qualcun altro la vostra persona deve chiudere una relazione karmica. Ascoltate il vostro intuito, non la vostra mente. Voi sapete se la vostra è una relazione che deve proseguire o se invece è davvero
è il momento di chiudere col passato e con quella relazione. Questo stanno dicendo i ragazzi, perché qui siamo in tanti, c'è qualcuno che sta confondendo una relazione karmica che deve essere chiusa con una relazione d'anima gemella o di fiamma gemella. Questo stanno dicendo. Invece è solo dipendenza quella che ti tiene legata. Questo è un messaggio per due o tre persone di voi che sono attaccate all'altra anima come dipendenza affettiva, non come apertura di cuore, amore incondizionato. Mentre per chi è ovviamente già consapevole del legame che ha con l'altra persona, sappiate che questa persona per avvicinarsi a te deve chiudere questa relazione karmica, deve ascoltare anche questa persona il suo intuito. Vediamo proprio su di te se mi vuole dire qualcos'altro. Fiducia, dice che vuole la tua fiducia. Per qualcuno siete anime o fiamme gemelle. Ha capito il tuo valore, questo qua, e sta cercando di alzare le sue vibrazioni perché vuole manifestare qualcosa, sta chiedendo aiuto al cielo questo, vuole la riconciliazione con te, vuole che tu abbia ancora fiducia in lui o in lei. Sì, per qualcuno siete anime, per qualcuno fiamme gemelle. Deve superare però le sue paure, quello che abbiamo visto prima, le deve superare, ragazzi, e voi siate grati perché lo so che è un percorso difficile, ma è un dono anche questo percorso, perché le vostre anime l'hanno scelto per avere un'evoluzione, un salto evolutivo, eh? Allora, vediamo un po' in che fase vi trovate. Dichiarazione, tempo divino. Ci sarà ancora un po' di tempo, ma questa persona si dichiarerà a te. E ci sarà la riconciliazione, vi trovate in questa fase, ma ci deve ancora essere per qualcuno il perdono, ok? Potreste essere fiamme gemelle in percorso, me lo ribadiscono. Ok, bene, adesso, siccome avevo detto che c'ho la canalizzazione, mi sono messa a fare una lettura, a questo punto voglio fare un messaggio così. Prepariamo il mazzetto, eh? Per capire cosa ti deve dire questo qua. Facciamo così, faccio prima. Cosa ti vuole dire quest'anima? Cosa ti vuole dire? Oh. Questa voluta proprio andare qua in questo momento.
essere qua. Ho guardato avanti col ditino, un caso. Ok. Poi andate avanti, sì, non farò la premiere perché sennò diventa troppo lunga per voi aspettare tutto sto ambaradan di coso. Ecco, io direi che va bene, dai, facciamolo così, penso che sia sufficiente. Parto. La verità. Io ho bisogno di venirti a dire tutta la verità, tutto quello che mi è successo, tutto quello che mi sono sempre tenuto dentro, tutto quello che ho provato nella mia vita per te e quello che ho vissuto. Tante cose di me non le sai. Ho dei segreti dentro di me che custodisco da tanto tempo, a cui non ho detto, di cui non ho detto nulla a nessuno. Io so che tu dentro i miei occhi leggevi qualcosa, leggevi me. Mi hai toccato l'anima guardandomi dentro. Tu sei magica. Tu senti che c'è molto altro dentro di me rispetto a quello che io ho dimostrato sempre a te e alle altre persone. È come se tu dentro di me vedessi un'altra verità. Io ti sento la connessione con te. Mi dispiace, sapevo che ti ferivo, sapevo quello che stavo facendo e l'ho fatto lo stesso. Io so che tu sei la persona giusta per me. Forse in fondo l'ho sempre saputo, ma non mi sono sentito pronto, non mi sentivo pronto. Mi manchi da morire. Voglio tornare da te, ma ci metterò un po', perché prima devo sbrigare delle cose. Ma quando verrò questa volta sarò concreto, sarò serio. Lo so di averti ferito con quel mio abbandono. Ti ho abbandonato dandoti le spalle, lasciandoti sola. Ti ho lasciato sola. E mi dispiace. Ho ferito te. Che sei la persona che mai avrei voluto ferire. Ho voglia di parlarti, ho voglia di comunicare con te, ho voglia di dirti tutto, ma ancora non è il momento per me. Mi devo trattenere, mi sto controllando. Sento tanto, tanto questa solitudine, questo peso. A volte penso che è finita e che tu non mi vorrai più. Non mi vorrai più neanche vedere in cartolina perché io mi sono comportato male con te. Sono ancora squilibrato, decentrato, non so che scegliere, non so che fare, anche se provo un sentimento per te, sono molto indeciso su come comportarmi. Però il mio cuore mi dice che io ti amo e che voglio un nuovo inizio con te. Voglio un inizio che forse mi sono impedito di vivere con te. Mi sono allontanato da questo amore. E adesso vorrei correre da te, parlarti e dirti quello che provo. Vorrei dirti che sento tanto, tanto rimpianto, senso di colpa e nostalgia per te.
sto male e continuo a pensare cosa devo fare, come posso fare per tornare da lei. Sono così indeciso, anche se sento che il filo rosso del destino mi porta a te, sono indeciso. Forse ci sono questioni materiali, finanziarie o ho qualcun altro, ma qui devo portare e rendere conto, portare rispetto. Sono indeciso, perché per venire da te devo distruggere tutto, tutto quello che ho costruito, tutto quello che c'è intorno a me. Sì, perché io ti ho tenuta segreta agli occhi del mondo. E forse anche tu non sai realmente quanto io ti pensi. Ti penso continuamente e sento la connessione con te. So che tu senti questa connessione. Ho cercato di chiudere questa connessione. Io sì, ho cercato di non sentirti più. Ma non posso, la mia anima non può fare a meno di desiderare di correre da te, di desiderare di amarti, di desiderare di ricominciare tutto da capo con te. Lo sai, sono un pochino manipolatore, quello che voglio me lo prendo. E io voglio te, perché tu per me sei la mia felicità, in questo momento sei il mio desiderio più grande. Lo so di essere scappato come un ladro, di essermi comportato male. Io ho ancora delle tossicità perché sono ancora attaccato al desiderio materiale che ho di te. Ma voglio anche costruire. Io voglio costruire con te. Prima di poter costruire qualcosa, la mia anima deve guarire davvero. Ed è per questo che il mio messaggio arriverà, ma non subito. Ci vorrà un po' di tempo. Io spero che tu mi possa perdonare per come mi sono comportato, per quello che ho fatto o quello che ti ho detto o che non ti ho detto. Ti ho accusato di sbagliare con me, di aver sbagliato tu in mille modi. Sì, ti ho accusato di aver sbagliato perché in realtà non volevo ammettere a me stesso che stavo sbagliando. Io in fondo, dentro al mio cuore, spero ancora, aspetto ancora il momento di riaverti con me. Sto ancora aspettando la possibilità. Ho paura che tu voglia chiudere davvero questa volta. Forse per tanto tempo ti ho lasciato in attesa ad aspettarmi. Ma adesso devo pensare a me. Sono egoista, lo sono sempre stato, è vero. E adesso devo pensare a me, a quello che mi fa stare meno male, perché io in questo momento non sto bene. Ho bisogno di riprendermi, di ricaricare le mie energie. Ma so benissimo che sei tu, sei il mio filo rosso del destino, tu sei la mia fiamma gemella. E io ti sento e ti sentirò sempre, anche se mi sto controllando per non correre da te. Perché prima devo apprendere una lezione karmica e chiudere un ciclo karmico della mia vita. E poi, solo allora, potrò comunicare con te. Tante volte ho preso in mano il telefono col desiderio di poterti scrivere o chiamare. Ma poi controllavo quell'impulso, perché avevo troppe tossicità per tornare da te. Ti avrei ferito ancora e ancora e ti ferirei ancora se venissi ora da te. Tu sei qualcosa di puro e di speciale e io non voglio più sporcare questo fiore. Cerca di essere felice. Cerca di essere felice anche per me. Io sono un opportunista e vado avanti con la mia vita lo stesso. Sì, perché so che dovrei darti qualcosa, una stabilità. E in questo momento io la stabilità potrei averla altrove. Ma sappi che ti cercherò. Quando sarò pronto, io ti cercherò. Azzereremo tutto, tutto il passato, chiuderemo con il passato e ricominceremo da capo. Perché io è questo che voglio dentro la mia anima. Vedo spesso numeri doppi, vedo spesso numeri che mi fanno pensare alla magia. Tu parlavi di magia, tu credevi alla magia.
potresti vedere 000, ma io ho troppi traumi dentro di me che mi porto fin dall'infanzia. Traumi che hanno impedito a me di aprire il cuore all'amore, e tu eri troppo amore per stare con me. Ho bisogno di ritrovare un equilibrio, di purificarmi e ritrovare un equilibrio dentro di me, perché anche se so chi sei, io prima di tornare da te devo chiudere questo ciclo che mi continuo a portare da tutta la vita. Sto ascoltandomi per la prima volta, forse anche grazie a te, al nostro incontro, io ascolto il mio intuito. Vorrei tanto poter tornare indietro e vorrei tanto che quando io tornerò da te, tu possa rivalutare noi, la nostra storia, il nostro amore. Oggi, anche nella sofferenza, sono grato al divino di averti avuto nella mia vita e chiedo al divino stesso di avere un nuovo inizio per noi, io e te. Anche un'amicizia, anche riaverti come amica, amico nella mia vita, mi riempirebbe oggi. Mi manchi. So che ci vuole del tempo prima che io possa rivederti. Perché prima mi devo arrendere a tutto quello che è dentro di me. Devo guardare dentro di me, arrendermi e accettare che quello che è successo nella mia vita, che mi ha ferito sempre, che mi sono portato dentro per tanto tempo, accettare che sia stato necessario. Sento la connessione con te, mi sono risvegliato, io adesso so chi siamo noi. Ti prego, amore mio, parlo alla tua anima. Abbi fiducia del nostro amore. Io voglio porre le basi del nostro rapporto e quando verrò voglio che sia qualcosa di vero, che possa nascere alla luce del sole quello che sarà. Perché tu sei bellissima e meriti il trono da regina. Io voglio che tu sia la mia regina, la mia imperatrice. Sono stanco. Stanco. Vorrei poterti aprire il cuore e dirti tutta la verità, tutto quello che provo, ma so che prima devo guardarmi dentro. Mi sto isolando, anche se intorno c'è confusione, rumore, persone. Io in fondo sono solo dentro di me. Solo tu sei con me. Voglio poter avere la nostra riconciliazione, ma per venire, devo purificare me stesso e le mie tossicità, devo chiudere con le mie dipendenze, i miei vizi, con le mie tossicità che ti feriscono. Rischierò tutto per te, farò questo salto della fede. Rischierò. Io sento un legame di vite passate con te, io credo che ci siamo conosciuti e vissuti già in altre vite e manifesterò questa nostra unione perché la nostra connessione è potente e niente e nessuno potrà mai spezzarla. Ti prego, abbi fiducia, credi in questa connessione. Ci sarà un nuovo inizio per noi perché il cielo lo vuole, ma prima devo purificarmi e alzare le mie vibrazioni perché adesso sono ancora immerso nelle mie tossicità, ma credimi quando ti dico che adesso, grazie a te, ho capito che cos'è l'amore incondizionato e tu sei il mio amore incondizionato. So che il cielo ci sta aiutando, mi sta aiutando e so che le nostre anime si perdoneranno sempre, che tu mi perdonerai sempre per l'amore che ci unisce. Ma in questo momento devo prima liberarmi dal mio mentale che mi condiziona e che non mi fa esprimere quello che provo. Sappi però che il mio desiderio è avere un'unione con te, la stabilità con te, ma forse prima devo chiudere un'altra stabilità.
devo tagliare forse con qualcun altro prima di poter venire da te. Ma sappi che tu sei e sarai sempre la mia anima gemella. Io ora lo so. La connessione che ci lega non si può spezzare. È da così tanto tempo che sei dentro di me che non ho memoria di quando tu non c'eri. Ho paura che tu ti difenderai da me. Sto male a pensare a quello che ti ho fatto e mi manchi da morire. Ogni tanto cerco di guardare le tue fotografie. Cerco di vedere i contorni del tuo viso e soprattutto cerco di leggere i tuoi occhi. Vorrei sapere come stai. Vorrei dirti che tutte le cose di cui ti accusavo di essere così diversa e sbagliata oggi, penso che siano le tue caratteristiche più belle, perché tu sei speciale così come sei. Non ti voglio perdere, amore mio. Vorrei così poterti stringere tra le mie braccia e dirti che le mie scuse sono sincere, che io non sarò più quella persona per te e tornerò da te quando sarò pronto a essere chi tu meriti che io sia. Ti ho accusato di non capire nulla, di non capirmi. Io oggi mi pento e voglio aggiustare tutto. Perdonami per tutto quello che ti ho accusato di essere, che in realtà erano cose che avevo dentro di me. In questo momento mi sento bloccato dalle mie paure e anche dalle mie situazioni materiali intorno a me. Ma sappi che se c'è un posto dove io mi sento a casa, quello è con te, quello è tra le tue braccia, è con te che voglio un nuovo inizio, una nuova vita. Ma devo tornare libero, libero, per potermi vivere questo amore, che so che è destino. Che io viva, io so che il destino ci unisce, ma voglio poter essere libero di corteggiarti e portarti fuori. Tu sei il mio vero amore, sei il vero amore della mia vita e niente, nessuno potrà mai avere il posto che hai tu nel mio cuore. A volte cerco di immaginarti sul lavoro e come sei. So che sei una persona che sei stimata, apprezzata. Io mi sto concentrando sul lavoro per poter non pensare troppo invece. Forse faccio fatica a pensare di tornare a casa a volte, forse perché mi sento solo dove sono e penso alla distanza, a dove sei tu. A volte immagino quando sei a casa o quando sei al lavoro. Immagino la tua vita. Io credo che noi due siamo qualcosa voluto dal cielo, perché è stato troppo magico il nostro incontro. Sì, io credo che noi due siamo benedetti e questo amore è benedetto dall'universo. Mi muoverò perché io sento una passione, un fuoco così forti che non posso più trattenere quello che provo. E voglio dire la verità. Tu sei la mia anima gemella e nessun altro può avere accanto a me quel posto che è destinato a te. Ti prego, amore mio, è solo questione di tempo prima che io venga. Abbi fiducia in me. Ti amo. Wow. Ok, andiamo a vedere ancora cosa vorrebbe dirti per concludere la canalizzazione. Un messaggio. Davanti a te mi sentivo a disagio. Ora non ho più paura perché ho capito che tu non mi hai mai giudicato, ma mi amavi. Spero che l'universo ci faccia tornare insieme al più presto. Sto
Sto cercando di diventare la persona di cui tu ti possa fidare. Vuole la tua fiducia, eh? Sto imparando la mia lezione spirituale, la mia lezione karmica. Ho nascosto quello che provavo per te anche a me stesso, e lo sto capendo adesso, eh? L'ultima. Il pensiero di te mi fa impazzire. Questo sta per scoppiare. Oh, qua ce n'è ancora una. Adesso che ho capito che siamo connessi, no, adesso ho capito che siamo connessi, io ti sento. Infatti mi veniva che questo qui sta per scoppiare perché non ce la fa più. E allora ancora ha delle tossicità ed è per questo. È come se ha una sorta di affetto malsano, eh? A starti lontano pensa forse di proteggerti dal dolore. Come se non si sentisse ancora all'altezza, forse, no? Di te, della vostra storia. Vuole tornare ripulito, libero, libero, portarti alla luce del sole perché tu meriti un posto da regina. Ok, questo dice quest'anima, ma vuole essere giusta questa volta, in primis con te. Vediamo ancora se mi vuole dire qualcos'altro. Cosa farai? Una carta degli arcani maggiori per capire cosa farà adesso. Oh, mamma mia, ragazzi. Gli amanti, la scelta farà e il cambiamento, una trasformazione con te, papessa. Tu sei la scelta, sei colei che ha iniziato la trasformazione a questa persona che abbiamo visto proprio all'inizio, con la ruota che ancora era bloccata. Cosa farà per la sintesi di tutta questa canalizzazione? La scelta d'amore verso di te. Perché vuole cambiare le cose e lo farà da matto, eh? Farà il salto della fede, come ha detto anche prima. Ok, allora adesso vediamo qualche a questo punto numerino. Potrebbero essere compleanni, giorni speciali che avete vissuto, o il giorno in cui si presenterà a te quest'anima. 26, 30, 7, 21, 13, 15. 22, 2, 19, 28, 16, 20, 31, 5, 12, queste sono volate, le leggiamo, 9 e 4. Ecco, questi sono i numerini. Vediamo qualche segno o ascendente o se avete più pianeti in questi segni, ovviamente potrebbero risuonare anche a voi, eh? Vergine, Bilancia, Ariete, Gemelli, Toro, Leone e Cancro. Questi sono i segni, gli ascendenti più, diciamo, forti come energia in questo momento, eh? Su questa stesa vediamo qualche letterina. Cercherò di leggerle piano perché c'è qualche amica, qualche amico non vedente che fa fatica a capire quando dico le lettere. J, V doppia, R, Y, H, N, V, C, P, U, Z, I, L, M, O, F, D. Ecco, queste sono le letterine. Ok, e adesso chiediamo anche all'universo di darci un ulteriore messaggio con la sincronicità della musica. Anzi, prima vediamo qualche numerino, non l'ho visto prima, vero? Ve lo do lo stesso, qualche numerino che potreste vedere o qualche sequenza di numeri. Wow, 22, 22, che tra l'altro è anche il
il numero della riunione delle fiamme gemelle, eh? La riconciliazione e la riunione mi viene in mente col 22-22. Potreste vedere il 22-22, ed è la legge del riflesso. Questa legge cosa dice? Puoi conoscerti nel profondo senza veli e senza maschere se ti guardi dentro, ok? Ricordati che gli altri ti fanno vedere sempre una parte di te. 777, la trasformazione, quindi sia tu che quest'anima, che tra l'altro deve avere una trasformazione, un cambiamento, avrà questa trasformazione e sta vedendo probabilmente le stesse sequenze di numeri che vedi tu, proprio perché ve li specchiate, vi specchiate anche l'energia qui, eh? Questa carta, tra l'altro, preannuncia un trionfo per voi. E 111, ascolta il tuo intuito, chiaroveggenza, potresti vedere anche potresti avere anche addirittura delle visioni, ok? O magari dei sogni premonitori, mi viene da dire per qualcuno di voi. Queste sono le sequenze di numeri che potresti vedere, e che ti connettono proprio a quell'anima lì, a quest'anima. 2222 777 111, oppure altre sequenze di questi numeri. Perfetto. Adesso vediamo le canzoncine. Che canzoncine ci vogliono dare? Vivo per lei di Andrea Bocelli. La ragazza del futuro di Cremonini. Quando nasce un amore di Anna Oxa. Agnese di Ivan Graziani. Volevamo solo essere felici di Gabbani. Felici. Buongiorno bell'anima di Biagio Antonacci. Un amore così grande di Negra Amaro. Questa è volata qua dietro, la voglio leggere. Aspetta, non si vede. Tutto questo sei tu di ultimo. Ballando al buio è stadio, che è quella che ho corretto, che dicevo sempre Raffa invece degli stadio. Me l'hanno detto delle ragazze amiche del canale, o dei ragazzi, non mi ricordo. La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani e l'ultima. Ultimo Alba, anzi ne tiriamo fuori ancora una, in fondo, voglio pescarla e vediamo qual è. Sei tu di Fabrizio Moro, questa è voluta cadere, la leggiamo anche lei, se non avessi te di Tozzi. Ok, queste sono le canzoncine che potresti ascoltare alla radio della macchina, piuttosto che durante, magari quando vai a fare colazione, o magari passerà davanti a te una macchina o un camion che avrà questa musica e tu riconoscerai che è una sincronicità per te. I modi delle vostre guide, dei ragazzi lassù per arrivare a noi con le loro sincronicità sono infiniti, eh? Apritevi all'ascolto, perché io faccio degli esempi di sincronicità, ma veramente siamo circondati e ci parlano continuamente, dipende solo da noi aprire le orecchie, che non sono quelle che di solito utilizziamo, le orecchie del cuore e dell'anima. Ok? Allora, se vi è piaciuto questo interattivo, vi chiedo di mettermi un like, soprattutto per lo scambio energetico, perché chi mi segue da un po' sa che non faccio consulti privati ed è giusto riequilibrare l'energia tra il donare e il ricevere. E se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, che se cliccate sulla campanellina poi riceverete le notifiche di quando io pubblicherò altri interattivi. Grazie di cuore davvero dell'attenzione, aspetto i vostri feedback. Un bacione, a presto, ciao ciao!